via Novilara Arte Gusto, la manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale La Stele in collaborazione con altre realtà che quest'anno giunge alla sua 9ª edizione e che animerà il suggestivo borgo nelle due serate del 16 e del 17 luglio. Un'edizione, quella di quest'anno, che sarà svolta totalmente all'aperto lungo le vie del borgo, nel rispetto delle normative anti-Covid e che sarà dedicata alla tradizione e al gusto nel castello di Novilara, mettendo in mostra l'importanza della cultura enogastronomica e dell'arte. Ci saranno delle novità perché avremo appunto degli spettacoli anche particolari. Il venerdì avremo San Costanzo Show che farà una degustazione di vini un po' particolare e divertente e poi a seguire un concerto. E invece il sabato avremo la premiazione per un concorso letterario che abbiamo fatto durante il lockdown, sempre inerente alla cultura gastronomica e ai borghi. E poi ci sarà uno show, una performance particolare con Elisa Prioli, che è una food blogger sommelier, insieme a Marco Cesarini, faranno una composizione artistica di una ricetta live. Una cosa un po' sperimentale, ma una bella novità. Diciamo che vogliamo un po' rendere più contemporanea la tradizione di Novilara e del nostro territorio. Un'edizione speciale, quella di quest'anno, che propone una sinergia tra vino e cibo, con l'intento di supportare le attività ricettive di ristorazione del borgo di Novilara, limitate in questi mesi difficili. Ci saranno delle cantine in degustazione all'interno del castello di Novilara, ci saranno addirittura 24 cantine, quindi è una cosa anche di richiamo enogastronomico. Noi abbiamo sempre curato la nostra tagliatella, che è la tradizione locale, e l'abbiamo voluta arricchire con invece dell'ottimo vino. Sono tutti vignaioli piccoli produttori, vino artigianale, anche molto da fuori regione, da Friuli, dal Trentino, Piemonte, insomma. È una bella scoperta anche in chiave turistica e per far conoscere il nostro territorio e le nostre tradizioni anche a chi non è del posto. Per chi volesse venire a cenare, consigliamo la prenotazione ai ristoranti, che sono appunto la Locanda Ricci, l'Osteria del Giogo e la Trattoria della Maria. Oppure ci sarà un piccolo stand all'interno del castello per chi invece vorrà mangiare qualcosa semplicemente da asporto, trovando un po' vari tavoli sparsi all'interno del borgo. Per prenotare anche i posti degli spettacoli, visto che avremo un piccolo spazio, un teatrino a numero chiuso, consigliamo di scriverci alla mail associazionelastele@gmail.com oppure tramite WhatsApp al 335 8405 734. La manifestazione è a ingresso libero e gratuito, quindi potete assolutamente venire al castello di Novilara. E invece per chi vorrà fare il percorso di degustazione, ci sarà una tessera acquistabile in loco, dove avrai diritto a un calice. Venite a Novilara, che è un bellissimo borgo, siamo tra Pesaro e Fano, quindi è location fantastica, a pochi chilometri dal mare, perché no, una serata, anzi due, diverse dal solito.